Oggi presentiamo un bellissimo saggio dal titolo Francesco e Isabella, l'età d'oro dei Gonzaga, di Luca Sarzi-Amadè, appena pubblicato dalla Terza, e l'argomento è alquanto interessante perché Francesco II Gonzaga e Isabella d'Este furono sicuramente due protagonisti dell'Italia del Rinascimento. Quindi io, come mia abitudine, non rubo altro tempo all'autore, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, e lascio subito a lei la parola. Prego. Grazie a voi di avermi invitato. Ecco, Francesco e Isabella, l'età d'oro dei Gonzaga, è il secondo volume della serie Gonzaga che sto curando per la casa editrice La Terza. Il libro, finora le biografie si erano concentrate su Francesco, su Isabella d'Este, cioè Isabella d'Este vista in chiave molto esaltante, ecco. Io ho voluto invece valorizzare un attimino, la coppia nel suo insieme, perché Francesco è sempre stato relegato nel ruolo di vile e spaccone. Nella realtà Francesco è stato anche lui un protagonista del Rinascimento. E quindi ho voluto valorizzare la coppia nel suo insieme, nel quadro di tutta la dinastia che nel periodo tra 4 e 500 assume un ruolo importante sia nella moda, sia nel teatro, sia nelle arti tutte, ecco, e sa difendere un piccolo Stato, l'autonomia di un piccolo Stato, proprio in quel momento a cavallo tra 4 e 500, in cui c'è il passaggio tra l'Italia delle signorie e l'Italia dominata dalle potenze straniere. Compaiono i grandi eserciti, è Francesco che guida la Lega, che riunisce gli italiani, i vari stati d'Italia, contro l'invasore francese alla battaglia di Fornovo del 1495, che segna l'inizio della calata dei francesi, delle potenze straniere che scendono ad appropriarsi della penisola. Ecco, la posizione dello Stato di Mantova tra Repubblica di Venezia, quindi una potenza marinara e non solo marinara, e Ducato di Milano, che quindi una potenza militare che non ha confronto in Italia, economica e militare, ecco, è in una posizione piuttosto difficile, ecco. La abilità con cui i due coniugi riescono a barcamenarsi in una situazione che vede schiacciate altre realtà locali, pensiamo al Ducato di Milano, che era sempre stato aveva un primato nell'Alta Italia, è stato completamente schiacciato dall'invasione straniere. Il ruolo del Marchesato di Mantova è stato un ruolo senza precedenti, o senza precedenti, comunque sia molto delicato, ma anche che ha richiesto un grande sforzo sia militare sia diplomatico. Una curiosità che io voglio ricordare, perché della battaglia di Fornovo si è parlato tanto, si è discusso se il vincitore fosse Francesco II Gonzaga o fosse Carlo VIII. In realtà la battaglia di Fornovo è stato per i Gonzaga un fatto di assoluto prestigio, perché gli ha imposto Francesco II Gonzaga sulla scena europea come difensore dell'Italia, come condottiero imbattibile.
Questo fatto ci dice ancora una volta, e qui viene l'aspetto di grande attualità che si ha nella storia del Rinascimento, del Medioevo, anche del Rinascimento, la comunicazione, la capacità di sfruttare ogni episodio dal punto di vista mediatico. Ecco, questa è stata una grande arma dei Gonzaga. Un altro fatto che vi prego di accogliere come semplice curiosità, ma poco noto al grande pubblico, è che già i Gonzaga utilizzavano il tricolore, quale appare oggi nella bandiera nazionale. Per cui non è da escludere che questo possa avere sventolato anche a Fornovo, però noi non abbiamo delle prove dirette di ciò. Il tricolore è affrescato a Mantova già dal Pisanello, nella sala appunto detta del Pisanello del Palazzo Ducale, dove si può vedere, ma è poco valorizzato questo dettaglio, è un dettaglio della pittura. Dunque, la battaglia di Fornovo non fu solo un fatto, diciamo, storico dal punto di vista militare, politico e anche di tipo mediatico, ma fu anche un fatto, ha avuto anche altri risvolti, per esempio il ruolo che vi giocò la musica, un'altra protagonista della corte dei Gonzaga. La musica aveva un grande ruolo nella guerra, non era un fatto come è oggi semplicemente di svago. I musici riempivano il cuore dei soldati di entusiasmo, i musici sapevano lenire i morsi della fame intrattenendo i soldati. Ecco, inoltre un'altra cosa importante da notare è che con la battaglia di Fornovo, già che i soldati si portano dietro le prostitute e già che le guerre sono fatte di stupri, due elementi che ricorrono nel libro perché facevano parte della cultura del soldato dell'epoca e non solo dell'epoca, la battaglia di Fornovo è stata ha segnato un momento anche nella diffusione di un contagio che ha segnato veramente l'epoca, il passaggio tra il 4 e il 500, la sifilide, che non si chiamava sifilide, noi la chiamavamo mal francese proprio perché incolpavamo i francesi lo chiamavano mal napoletano perché incolpavano i napoletani, in quanto si era manifestato con la loro discesa in Italia, che come si sa si fermò a Napoli, ecco, doveva andare molto più giù perché si parlava di crociata, però si fermò a Napoli a causa proprio di malattie che questi soldati avevano contratto. Ecco, la sifilide è stata un'esperienza, un fenomeno quasi di massa a quell'epoca, e arrivò naturalmente anche a contagiare i re e gli imperatori e anche i papi, pare anche i papi, cioè non conobbe limiti la diffusione della sifilide. Inutile dire che Francesco II Gonzaga fu tra i primi contagiati, almeno tra quelli famosi. Ricordiamo anche il Pistoia, il primo poeta che cantò la sifilide e descrisse la malattia che l'aveva contagiato, ecco, e che è uno delle figure che compaiono alla corte dei Gonzaga, perché quella dei Gonzaga è stata una corte dove una corte dove la poesia, l'arte come strumento di comunicazione sono stati sfruttati e fino in fondo, ecco, quindi noi abbiamo avuto la celebrazione di questi episodi in poesia, in musica, in pittura, ecco, le dimore dei Gonzaga erano
notevoli, perché oggi a Mantova c'è il Palazzo Ducale, ma il Palazzo Ducale, che comunque è stato amputato di alcune sue parti secondarie, ci dà un'idea della loro grandezza, ma all'interno quasi nulla è rimasto degli arredi originali, degli splendidi tesori che vi erano contenuti. Rimane quella dell'epopea di Francesco II, si svolge principalmente nel castello di Mantova e in misura ancora maggiore nelle sue residenze suburbane. Pensiamo a Marmirolo, che aveva un ampio castello medievale, un palazzo vecchio e una palazzina aggiunta da Francesco II Gonzaga, che era un palazzo di primo ordine con affreschi e opere d'arte, e a cui si aggiungerà poi un terzo palazzo, quindi una reggia autentica, o Gonzaga un castello un castello al cui interno si trovava un palazzo e poi un altro palazzo costruito da questo Francesco II Gonzaga, con tanto di torri, scala per salire a cavallo, eccetera. O pensiamo a Goito, un castello in forma di pentagono di, si dice, un centinaio di stanze su diversi piani nobili, ecco, e con due parchi addirittura. Ecco, e quindi vi erano dimore, c'era tutta una serie di dimore, delle quali queste erano le principali, però ve ne erano altre ancora, che oggi non esistono più, ecco, e quindi è stato laborioso anche ricostruire, si è voluto ricostruire, descrivere queste dimore. Pensiamo alla loggia col soffitto di 7.000 foglie d'oro di Marmirolo, sotto la quale il marchese Francesco II Gonzaga inscenava commedie nel periodo di carnevale, ecco, oppure inscenava spettacoli per lenire l'afa estiva quando c'era molto caldo, e lui si rifugiava a Marmirolo perché era circondata di boschi e dove si andava a caccia, ecco. E quindi, cioè, c'è tutta una vita vissuta, ecco, di questi Gonzaga, che diciamo è stata un po' sbriciolata, ecco, praticamente non rimane nulla di ciò. Il palazzo di San Sebastiano, che il marchese si fece costruire a ridosso delle mura di Mantova, all'interno della città, oggi è un po' uno scatolone vuoto, diciamo, ospita un museo, ma non ci dà l'idea di quello che era il suo splendore originario. Pensiamo al fatto in sé che dello splendido giardino non esiste più nulla. Quel palazzo, bene, in quel palazzo Francesco II Gonzaga realizzò quella che è considerata la prima galleria d'arte. La prima galleria d'arte nella quale espose i famosi trionfi del Mantegna, oggi conservati a Londra, però sono anche i trionfi, il famoso ciclo di tele, i trionfi del Mantegna, sono stati danneggiati nel corso dei secoli e sono stati oggetto di restauri molto, molto corposi. Ecco, quindi quello che rimane dei Gonzaga sono un po' delle tracce, se vogliamo, che possono dare un'idea della loro grandezza. Io non ho voluto dimenticare il ruolo di Francesco II Gonzaga nella musica come patron della musica sacra. La moglie invece, Isabella d'Este, come si sa, ebbe il merito di dare impulso alla musica profana. Alla musica profana, sì, e soprattutto alla musica italiana, perché i grandi musicisti dell'epoca erano per lo più stranieri, cioè l'Italia era poco considerata, ecco, dal punto di vista della musica in quel periodo lì. Non a caso è a Mantova che sì, il seme del melodramma, che poi proprio a Mantova con Monteverdi
raggiungerà, si affaccerà con enfasi alla scena, possiamo dire, mondiale. Con a Mantova i semi dell'Orfeo sono stati gettati dal Poliziano già prima dell'avvento di Francesco II Gonzaga, quando Francesco II Gonzaga, diciamo, portava ancora i calzoncini corti, per usare un'espressione moderna, lo zio cardinale, che era un grande patrono di arte e soprattutto di raccolta di cimeli, medaglie, monete, e grande amante del carnevale, che è una connotazione costante della vita alla corte, della storia dei Gonzaga e anche dell'immaginario gonzaghesco, aveva scritto di getto l'Orfeo secondo quello che è attestato nella prefazione alla prima edizione che ebbe luogo subito dopo la morte del poeta, del Poliziano stesso. Ecco. Però una cosa che bisogna, non dice, ma cosa c'entra questo con il Medioevo? Perché tutto questo scenario, diciamo, che ho accennato in maniera molto vaga e con molte omissioni, sboccia in un contesto di dominato dai miti cavallereschi. Pensiamo ad esempio al mito della canzone di Orlando, che non era certo una novità, ma che ha avuto nel Boiardo, Matteo Maria Boiardo, conte di Scandiano, con l'Orlando innamorato, la sua estrinsecazione, ecco, una parola che non mi piace, più fruttuosa, diciamo, che si potesse immaginare. Non a caso abbiamo a che fare con non solo un personaggio che in relazione con i Gonzaga e con gli Este, ma addirittura nel marito di una Gonzaga. Fu la moglie che diede per le stampe l'Orlando innamorato che il marito aveva lasciato interrotto. Poema enorme, no? Che consegna la nato praticamente sotto gli occhi di Isabella d'Este fanciulla, perché Boiardo era un assiduo alla corte di Ferrara, e che Isabella d'Este aveva seguito passo passo, perché Isabella d'Este seguiva, e non solo, ma anche il marito, seguivano passo passo queste opere letterarie che nascevano e delle quali spesso gli autori cercavano il patronato presso i Gonzaga. Quindi un ruolo molto importante è stato avuto dai Gonzaga nella diffusione di questa, della letteratura. Non dimentichiamo, tra l'altro, che l'Ariosto, che proprio ai Gonzaga dovette mecenatismo, ecco, quando nacque al tempo in cui compose la sua prima stesura dell'Orlando Furioso, che è poi il seguito, come si sa, dell'Orlando Innamorato, era parente, questo è un dettaglio poco noto, degli stessi Estensi, poco noto al grande pubblico, degli stessi Estensi, e quindi anche di Francesco II Gonzaga, la cui trisnonna era Alda d'Este. Qui c'è una parentela anche di sangue tra le dinastie degli Este e dei Gonzaga con il poeta. Ma non solo. La nonna di Isabella d'Este, Isabella di Taranto, discendeva dalla casa di Chiaromonte, che era proprio la casa alla quale la tradizione attribuisce il leggendario paladino Orlando, protagonista del poema. Per cui c'è un legame molto forte tra i Gonzaga e l'immaginario che si sviluppa intorno alla figura di Orlando e dei paladini di Francia. Ecco, il legame con la Francia si sviluppa nel corso del libro, quando noi abbiamo il figlio di Francesco II Gonzaga, Isabella d'Este, Federico. E qui io nel libro racconto un po' come veniva educato questo Federico.
ha una certa licenziosità in campo amoroso fin dall'adolescenza. Federico va in Francia e alla corte di Francia è lui che comincia a portare la moda italiana, perché la madre Isabella d'Este era una grande cultrice di abiti, di tagli, di moda, di profumi, eccetera, e lui elargì, consigliato dalla madre, diffonde, si fa notare per l'abbigliamento. La corte di Francia non era tanto ben vestita a quei tempi e non curava molto l'abbigliamento, era una corte un po' rozza, improntata agli ideali cavallereschi, dove l'abito ricercato, il gusto nel vestire, ecco, suscitava un grande interesse, perché erano cose che non si erano mai viste di quella qualità lì, ecco. E quindi la diffusione della moda italiana in Francia e il grande legame tra i Gonzaga e la Francia che darà frutti nei secoli successivi, al punto che un domani ci sarà anche un ramo francese dei Gonzaga che sarà di non poca importanza. Il libro poi termina con nel momento in cui Carlo V sale al trono e muore sia il marchese di Mantova sia l'imperatore, e Carlo V ascende al trono mentre Federico II Gonzaga succede al padre nel marchesato. Da notare che Carlo V, l'imperatore, Francesco II Gonzaga sono cugini alla lunga. È il motivo, il momento in cui anche sembra che sull'Italia si allunghino le mani della Francia, che il destino dell'Europa sia nelle mani francesi. Ma il fatto che sulla testa di Carlo V si sommino la corona imperiale tedesca e quella reale spagnola comincia un po' a insidiare questo primato. Tuttavia è il momento del predominio francese, questo, del primato francese, diciamo così, ecco. Almeno nel quadro della nostra storia dei Gonzaga, che termina nel momento in cui finisce con la morte del marchese Francesco II, finisce questo momento, che è anche il momento della scoperta dell'America, è il momento di Raffaello, è il momento di Pico della Mirandola. Tutti i personaggi coinvolti, anche per parentela, perché anche Pico della Mirandola era parente stretto dei Gonzaga, avendo la sorella sposato Rodolfo Gonzaga, fratello del marchese di Mantova. Non dimentichiamo che stiamo parlando dei bisnonni di San Luigi Gonzaga, il santo. Ecco, quindi sono molti gli spunti, diciamo, che vengono da una storia di questo tipo per comprendere poi la storia anche successiva, ecco, la storia nel suo insieme, ecco. È molto interessante, davvero, anche perché è un argomento non molto trattato, da quello che mi risulta, no? E che Ci si è sbilanciati in chiave femminista su Isabella. Ecco, io non credo nel tanto, vorrei aprire una parentesi se non sono petulante, la tendenza è sempre stata quella a fare biografie, ma le biografie hanno il difetto tendenziale di essere elogiative, di essere degli elogi, di essere di personaggi singoli, i quali molto spesso non sarebbero stati tali se non fossero stati parte di un fenomeno più complesso. Facciamo un altro esempio: Isabella d'Este. Noi sappiamo che Isabella d'Este creava profumi, creava essenze, però quello che io ho voluto sottolineare non è che lei creasse essenze così. L'arte delle essenze, il coltivare le essenze, i profumi, le miscele, tutte queste cose era una caratteristica della corte di Ferrara dalla quale lei proveniva. Quindi lei non ha fatto altro che portare a mano nel contesto dei Gonzaga e sviluppare una connotazione
che le derivava dalla corte di Ferrara e dall'ambiente ferrarese. Cioè ci sono spesso, per esempio, un'altra cosa, è sempre stato detto che la grotta di Isabella d'Este, cioè l'ambiente del castello di Mantova, dove Isabella d'Este custodiva i suoi tesori, deriva dalla grotta di Platone, il mito della caverna di Platone, in quanto sul soffitto ricorrono massime che ci riportano in qualche modo al pensiero platonico allora dominante. In realtà, quando Isabella d'Este era bambina, accadde un episodio molto particolare, cioè a Roma un personaggio precipitò in una cavità del sottosuolo sul Colle Oppio e si trovò in un ambiente molto affrescato in una maniera che non era stata mai vista, mai notata. I pittori cominciarono ad andare a visitare questa grotta, a ritrarre i dipinti con le fiaccole. Ecco, erano le famose grotte romane che custodivano questi cimeli. Ecco, la origine della denominazione di grotta per Isabella, nel caso di Isabella d'Este, va ricercato, a mio avviso, proprio nelle grotte romane, non nel mito della caverna di Platone, che viceversa è una rappresentazione dell'aberrazione umana che si trova nella caverna e non vede il mondo reale, e non invece, come nel caso di Isabella, come un luogo meraviglioso dove vengono custoditi le meraviglie che a quei tempi andavano per la maggiore. Non dimentichiamo che il mito dei bronzetti all'antica ha alla corte dei Gonzaga probabilmente quello che si ritiene fosse il suo prodromo, cioè Bonacolsi l'Antico, uno scultore. Ecco, io mi sono soffermato molto sulle vite di artisti cortigiani letterati che c'erano alla corte, perché sono vite che sono state significative per lo sviluppo della cultura, del pensiero, dell'arte non solo italiana ma anche europea, perché Merlin Cocai arrivò a influenzare addirittura la letteratura francese, il Marchese di Mantova compare nel teatro spagnolo, addirittura a Mantova si sono ispirati, il mondo mantovano è ispirato addirittura alla letteratura inglese, è presente in Shakespeare, anche in Shakespeare sono presenti elementi che ci riportano alla corte di Francesco II Gonzaga e Isabella d'Este, quindi è un po' una chiave per capire l'Europa. Ecco, io vorrei, se posso, se non sono petulante, aggiungerei ancora un paio di cose. La figura del gentleman inglese viene fatta discendere dal gentiluomo del cortigiano del Castiglione. Castiglione, poeta mantovano, figlio di una Gonzaga e personaggio della corte dei Gonzaga. Il ritratto che Raffaello fa al Castiglione è stato un caposaldo nella storia dell'arte. Non dimentichiamo le cuffie mantovane, l'industria delle cuffie mantovane che venivano esportate, sempre per parlare di moda, venivano esportate dappertutto, c'era un'esportazione addirittura extraeuropea dei tessuti, delle lane fini che a Mantova avevano di cui Mantova era tanto orgogliosa. Ecco, e poi ecco, sì, cioè le cose, ecco, e poi non dimentichiamo il contributo anche alla storia delle razze equine, Francesco II Gonzaga, tra l'altro, che in un'epoca in cui si parlava tanto di crociata, si sosteneva la crociata, era un tipo che cercava a tutti i costi il turbante, era un grande amante del mondo islamico e aveva un grande interesse proprio per l'abbigliamento islamico, del mondo islamico, in particolare per il turbante. Ecco, Francesco II Gonzaga è stato un grande, ha segnato la storia delle razze equine
con incroci, creando una razza molto, molto importante che ha vinto tantissimi pali ed è stata molto richiesta e si ritiene che da questa razza discenda anche il puro sangue inglese. Dopo nel libro io ho approfondito questa tematica raccontando, riferendo, narrando episodi. Ecco il divenire di questa cosa con le sue sfumature, i chiari e gli scuri, che non posso sintetizzare in due parole sui due piedi. Bene, io sono incantato. E l'unica cosa che posso fare è consigliare a tutti di acquistare il libro, perché sicuramente qui ci è stato dato un assaggio di quello che può essere il contenuto di un lavoro come questo. E quindi ricordo il titolo, che è Francesco e Isabella, l'età d'oro dei Gonzaga, di Luca Sarsi Amadè, appena pubblicato da La Terza. E io non posso far altro che ringraziare il nostro ospite per aver accettato il nostro invito e ricordare a tutti voi di continuare a seguirci sul sito, che è www.italiamedievale.org, dove troverete insieme a questa videopresentazione anche tutte quelle realizzate sino ad oggi. Grazie ancora. Sono io che ringrazio voi. E a presto. A presto, grazie di avermi ascoltato.